negli anni 80 imparata proprio Michelina, Brocchetti, su via da tutto. Beh, oi pure, tu ci puoi contare, però oi tenere su so M dessa Microsoft. Soffert. Tanto. Bene, poi penso una canzone degli anni 80 quando uscita e poi fai Giacomo che andava in treno, andava vestita, non uscivo, però vi faremo veramente una, mi vede no, una chicca proprio, no, nada sa de no, una canzone, un brano canzone degli anni 80, un brano canzone degli anni 80 che vi riporterà nel momento del fastidio con il compagno, la compagna, il momento bello, e la canzone lo ricorda, ricorda addirittura il casotto del poeta che magari voi vedevate come un luogo, chissà quanto gente di ieri, no, il casotto del poeta si è levata proprio si è usudorrenda pass. Sai, antiche su Schironi ai tempi migliori, ve lo ricordate? Quando si mangiava lo spaghetto al cartoccio, che non si spera più. Il cartone, dite questo carta stagnola con San Rosso, entro, qua che vince t'ammatta. Però era il cartoccio, fiat una punticella, e nel mentre ascoltava, per esempio, questa canzone, mentre mangiava lo spaghetto al cartoccio. Via! Le mani, dai! Il ragazzo ha delle difficoltà con la lingua italiana. Via! A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quelli che ha di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, negli anni 80 non cantasse gente di mare come si repete, dai dai, vai, ridai 4 Francesco, dai il tempo giusto, sono più giovani, sono stati nati dopo l'85 loro. Allora gente, aspetta, ci sei, sì? No, però ci sei, sì? Gente, che se ne va, dove gli pare, dove non sa, gente con sale. E adesso facciamo entrare un uomo degli anni 80, che viene, vogliamo anche un'altra ragazza degli anni 80, Emilia e Mr. Giacomo. Io negli anni 80 c'ero e c'ero parecchio, ve ne parlerò. Emilia Agnese, a cui farei subito un bellissimo applauso, non c'era manco per sbaglio, e adesso ci racconterà la sua versione dei fatti. Buonasera. Essendo nata nel 1990,
Gli anni 80 li ho visti di riflesso. Sapevo, fin da quando ero in fasce, di essermi appena persa un'epoca d'oro dell'età contemporanea. Eppure, io credo che in Sardegna gli anni 80 siano durati più che da qualunque altra parte. Si potrebbe dire che gli anni 80 in Sardegna siano finiti nel 1994, più o meno. Noi sardi siamo stati l'ultimo baluardo degli anni 80, con le nostre sopracciglia spesse, i jeans ascellari. E quella gente che orgogliosamente parlava già di nuovo millennio alle porte veniva allontanata come uccelli del malaugurio. Negli anni 80 si stava bene, non c'era bisogno dei 90, tantomeno dei 2000. Nessuno voleva abbandonare gli 80 e le canadesi lucide, rifrangenti e probabilmente tossiche dei miei compagni degli elementari ne erano la prova. La musica che ascoltava mio padre ne era la prova, i blazer e i capelli ricissimi di mia madre ne erano la prova, che mio fratello guardasse i cartoni animati giapponesi degli anni 80 ne era la prova. Io che sono nata a cavallo dei glitterati anni 80 e sono cresciuta negli irriverenti anni 2000 non potevo che rimpiangere di non esserci stata quando il muro di Berlino crollava, quando la radio trasmetteva i Queen, i Genesis, gli U2 dei primi tempi, quando le donne sfoggiavano i peli fiere, ancora inebriate dalla libertà degli anni 70, ma più consapevoli dei danni dell'AIDS, dell'esistenza degli omosessuali, delle danze provocatorie di Flashdance e Footloose. Io mi ero persa a quegli eventi eccezionali che sembravano riservati solo a quei fortunati che negli anni 80 erano stati bambini o addirittura adolescenti, che avevano ballato in discoteca quelle canzoni fantastiche magistralmente alternate da sapienti disc jockey. Per un soffio non avevo avuto la possibilità di vedere la magia del cinema degli anni 80 con i primi effetti speciali credibili, La storia infinita, Ritorno al futuro, Indiana Jones. Quante epicità ha riempito gli occhi di coloro che sono nati o meglio cresciuti negli anni 80 e io me li sono persi così miseramente per un solo anno. Sono, in tutto e per tutto, una millennial. Sì, l'ho detto, una millennial, termine che ricorda una medicina a base di paracetamolo da prendere in caso di costipazione o spasmi esofagei, ma in realtà con millennial si indicano i nati tra la fine degli anni 80, quindi che gli 80 li hanno visti in culla o al massimo sul basino, fino ai nati nei primi anni del 2000. Noi millennial siamo la cosiddetta generazione Y. Coloro che sono nati nel boom tecnologico, coloro che per comunicare con gli amichetti usavano già 10 anni i cellulari, che hanno una soglia dell'attenzione pari a quella di un colibrì. Bambini, vi prego, zitti! Siamo noi millennial, quelli che hanno una soglia dell'attenzione pari a quella di un colibrì, vi dicevo, che viaggiano di più ma lavorano di meno, coloro che sono sì più liberi ma tanto più fessi. Spesso, quando incontro persone che negli anni 80 hanno dato il loro primo bacio, che sono andate a sentire Bruce Springsteen che gridava Born in the USA e George Michael era creduto ancora etero, ecco, quando incontro i non millennial entro in crisi. Mi viene un senso di inferiorità come quello che pigliava i giovani nati negli anni 50 quando discorrevano con i sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale. Quando sei nata? Mi fa il non millennial. 26 anni fa, ormai 27, dico io per cercare di disorientarlo, ma lui non demorde, lui che giocava a Tetris e a Pac-Man, non si fa ingannare da una millennial, li sa fare i calcoli, lui che mica come me va al cellulare con la calcolatrice. Tu, attacca il non millennial, con un dito inquisitore che accalli indelebili i dati dei pomeriggi sui tasti della sala giochi. Tu sei nata nel 1990, forse persino nel 1991, non ho 90, lo giuro, strepito io in un'ultima e mortificante apologia, ma ormai il non millennial è partito. Tu, nata nel 1990, non sai cosa vuol dire fare una ricerca per scuola, consultando solo l'enciclopedia cartacea della biblioteca. Se ti fossi perduta in un paese straniero, mica avresti avuto Google Maps per tirarti fuori dalle stradine. Se avessi incontrato uno che ti piaceva in discoteca, mica poi ti bastava frugare un po' su Facebook per risalire a lui. No, prima si doveva mettere su una scuola di spie addestrate e sentinelle che manco il KGB, a setacciare ogni scuola per risalire al nome del tipo, della tipa che ti piaceva
e sicuro non ci stava. Se vedevi un film al cinema dovevi aspettare anni, anni per rivederlo in TV e cercare di registrarlo sperando che al massimo si rivedesse l'immagine, poi con qualche riga, ma tanto nonno ci, comunque ci registrava sopra. Noi abbiamo imparato ad annoiarci, a essere pazienti, a lavorare, a vivere. Noi aspiravamo a essere giornalisti, avvocati, astronauti, paleontologi, politici come Berlinguer, non come Renzi. E voi? Voi sognate di fare l'organizzatrice di eventi, i social manager, la fashion blogger. Voi credete che Innuendo sia la nuova hit degli enti, che la DC e il PCI siano le abbreviazioni per una nuova linea di cosmetici non testate sulle scimmie e sui coniglietti. Voi che vi fate mille volte una foto finché non venite bene, e noi che al rientro dalle vacanze in Perù scopriamo con amarezza che nell'unica foto fatta a Machu Picchu avevamo messo il pollice sopra l'obiettivo. Voi, voi dovreste vergognarvi! E lì il millennial tace. Ma come ogni epoca felice, anche gli anni Ottanta hanno avuto i propri mostri, i propri momenti bui, e grazie all'estrema tecnologia che ci caratterizza, la divinità di YouTube e alla rete, noi conosciamo anche i lati oscuri dei dorati anni Ottanta. Dunque, dopo che il non millennial ci umilia, abbiamo un solo modo per uscirne con un minimo di dignità. Dopo aver preso un grosso respiro, bisogna dire tutto d'un fiato. Sabrina Salerno, i Glitter, Rock and Roll Robot, Albano e Romina, Paolo Barabani e il mefistofelico Hop 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 Somarello, le spalline che trasformavano Esili Donine in Robocop, Francesco Salvi c'è una macchina qua, devi metterla là, l'Alfa Arna, la Fiat Duna, i Paninari, gli Scaldamuscoli, Gio Cajue, No Vasco, Non Ci Casco, i corsi di aerobica di Jane Fonda, la Thatcher, Reagan, Cossiga, i Dog Argentini, i bambini divorati dai cani, il grande Pennello Cinghiale, Gianni Drudi e Fichi Fichi, i capelli frisè, i capelli frisè. Nessuna epoca è